La sfida più interessante della 19ª giornata di promozione Girone B si gioca in quel di Mociano, dove la squadra di Natali riceve la visita del Fontanelle, che ha la possibilità di accorciare sulla capolista Sant'Egidiese, incappata nel pari esterno contro la Turris. Partiamo in cronaca al secondo minuto, occasione per Martinelli del Mociano, si salva Modesti con i piedi. Al quarto risponde il Fontanelle con una girata alta di Simone Antonacci. Al 17esimo buon giro palla dei locali che portano al tiro Marinozzi, conclusione svirgolata al lato. In due minuti tra il 25esimo e il 26esimo c'è un doppio cambio, fuori Francia per il Fontanelle, lo sfortunato Sardini del Mociano a cui vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Al 34esimo bella botta dalla distanza di Martinelli, dopo una corta respinta Modesti non rischia nulla e si rifugia in calcio d'angolo. L'occasionissima per il Mociano arriva al minuto 37 sugli sviluppi di un calcio piazzato, miracoloso intervento di Modesti su un colpo di testa ravvicinatissimo di De Sanctis. Mociano vicinissimo al vantaggio. Si chiude qui il primo tempo, la ripresa inizia con la gara che si sblocca. Al secondo minuto Eurogol di Cleris Cala, che raccoglie una corta respinta in sacca con un destro al volo di rara potenza e precisione. Un incolpevole Modesti che conclude qui la sua lunghissima imbattibilità. 1000 minuti circa per lui, davvero un primato invidiabile per Modesti e per tutto il Fontanelle. Al sesto minuto reazione immediata degli ospiti con una girata di Antonacci da centro area. Ragni blocca senza patemi. Al nono ottima la penetrazione sulla destra di De Sanctis che brucia Di Sante e mette una palla interessantissima sulla quale è bravo Modesti a sventare la minaccia. Quattordicesimo bella azione corale del Fontanelle, Di Sante trova Antonacci che si gira velocemente da posizione favorevole ma il suo tentativo non impensierisce Ragni. Al 21esimo mischia furibonda in area del Mociano, risolta in qualche maniera dalla retroguardia di casa. Minuto importante il 75esimo perché gli animi accesi in mezzo al campo portano al secondo giallo per Mattia Marini del Fontanelle, che ha ammonito lui assieme a De Sanctis, ma molto pesante la doppia ammonizione del difensore ospite perché lascia in 10 la sua squadra. Al 31esimo con l'inferiorità numerica il Fontanelle non si arrende ed azione di calcio d'angolo, un velenosissimo piazzato di Dylan Perini deve chiamare Ragni agli straordinari. Al 32esimo in pochi secondi di distanza due conclusioni del Mociano ribattute a botta sicura, prima Martinelli poi De Sanctis sbattono contro il muro dei difensori ospiti. Siamo al 5 dal termine, Antonacci scappa via sul filo del fuorigioco. Lavora una gran palla per Dylan Perini che non riesce a trovare lo spazio per battere a rete. 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara proprio alla fine di questi minuti. Azione di contropiede per il Mociano, De Sanctis lavora una gran palla, Spinozzi la gira velocemente per la corrente Marziani, Modesti però evita il 2-0. Finisce qui, vittoria importantissima per il Mociano che vince e soprattutto non permette al Fontanelle di raggiungere, avvicinare la capolista Sant'Egidiese. Perde anche l'imbattibilità che durava da inizio campionato.